Ciao a tutti gli amici di Avro Magazine. In questo video parleremo di iPad Air, l'ultimo tablet 9.7 pollici di casa Apple. Quindi andiamo a effettuare insieme l'unboxing. Togliamo la parte della plastica. Quello che state vedendo in questa configurazione è un 16 giga WiFi 3G, quindi con una nano SIM all'interno. Naturalmente la nano SIM è a parte, ma naturalmente potete anche acquistare la versione WiFi, stessa comunque dimensione, cambia solamente per un po' il peso, ma ne parleremo subito. Questo è il nostro iPad Air. All'interno troveremo la parte del caricabatterie, esclusivamente USB. Abbiamo il cavo Lightning, lo stesso dell'iPhone 5 e 5S, poi naturalmente la peccetta all'interno per togliere la nano SIM. In questo caso la differenza per chi ci fa così tanto caso è che la peccetta non è più schiacciata, ma è arrotonda. La precedente erano schiacciati, quindi non erano tonde. Quindi detto questo, naturalmente passiamo alla parte che ci interessa di più, il nostro iPad Air. Andiamo a togliere anche la parte delle plastiche. Questa è la versione, come vedete, grigia, quindi nera davanti e grigia posteriormente. Ed ecco come si presenta. Questa è naturalmente la prima accensione dopo l'acquisto. Parliamo subito di quelle che sono magari le caratteristiche del nostro iPad Air. Ha un'altezza di 240 mm, una larghezza di 169,5 mm e uno spessore di 7,5 mm. Dopo abbiamo all'interno un processore e un A7 con un coprocessore di movimento che è un M7. Inoltre abbiamo la parte dello schermo, è un 9,7 pollici con una definizione 2048x1536. Abbiamo sulla parte frontale naturalmente il noto tasto home, due camere, una frontale e una posteriore da 5 megapixel e sarà possibile effettuare videochiamate con FaceTime in HD, registrare video in HD e naturalmente le foto nelle specifiche vengono riportate HD, ma naturalmente la definizione è quella da 5 megapixel. Nella parte sottostante naturalmente sono le casse, il connettore e il lighting. Sulla parte posteriore troviamo naturalmente sempre i tasti del volume. Abbiamo naturalmente la possibilità di mettere in mute oppure disattivarlo. Vedete l'alloggiamento su questa parte per quanto riguarda la SIM è una nano SIM e la cosa che ci ha fatto molto piacere è che supporta l'LTE, quindi il 4G per navigare molto più che velocemente di qualsiasi ADSL voi abbiate a casa. Inoltre, per quanto riguarda la parte sempre delle fotocamere, c'è un sensore IPS1 che vi permetterà naturalmente di stabilizzare tutto, sia video che le foto. Doppio microfono, il doppio microfono è un'ottima soluzione per ridurre i rumori a contorno e quindi avere un suono pulito e definito. Ottimo per qualsiasi tipo di utilizzo. Naturalmente siamo nati effettuando video recensioni con questi tipi di dispositivi e in questo caso dobbiamo dire che il salto di qualità c'è stato davvero in tutto. Oltre a quello che è lo spessore, che è un dato che riteniamo abbastanza relativo, ma la parte dell'hardware, ragazzi, è davvero molto ma molto interessante per chi lavora, per chi gioca, per chi ad esempio come noi
vi faremo vedere molti giochi successivamente a questo video, li effettueremo con questo iPad e con altri simili, quindi avremo la possibilità di mostrarvi la bontà di questo tipo di dispositivo. Altro da dire, all'inizio anche noi eravamo increduli al fatto che fosse avesse uno spessore come una matita. Naturalmente, stando in nazioni differenti, magari in America utilizzano, sempre scherzando, delle matite più grandi o più piccole. Di solito in America è più grande, si dice, meglio è, ma sono le stesse, come vedete, le dimensioni di una matita, quindi non è solamente una questione commerciale, è davvero un dato di fatto. Questo per giocare su questo nuovo dispositivo di Apple, al quale davvero attualmente non si può dire nulla. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!